ma l'ha detto Noa stessa, non può essere presa in considerazione la mia domanda fino a quando non avrò accettato terapie eccetera fino a 21 anni. Si è lasciata morire come avrebbe voluto fare anche in Italia. Invece l'eutanasia è stata rifiutata dall'Olanda perché in quelle condizioni il minorenne con un disagio psichico non ha diritto di accedere all'eutanasia in Olanda. Il fatto stesso che alla fine i genitori abbiano rispettato questa scelta, rimanendo al suo fianco nelle ultime ore e giorni della sua vita, forse dovrebbe indurre alla prudenza tutti coloro che puntano il dito e giudicano, perché forse i genitori sanno meglio di noi che tipo di dolore e di sofferenza questa persona stesse vivendo. Noi non lo possiamo sapere. Se dovesse verificarsi un caso simile in Italia, quale sarebbe il suo pensiero? Penso che appunto il tentativo da fare, soprattutto in una condizione del genere di una persona minorenne, sia fare tutto il possibile per curare la depressione.